Ciao a tutte, sono stata a fare un secondo round di acquisti da Primark. Stavolta non ero da sola perché c'era con me anche Matteo e vi faccio vedere che cosa abbiamo acquistato. Inizio con gli acquisti fatti da lui. Quindi si è voluto prendere questa magliettina con il logo della NASA, molto semplice, basica, è una classica t-shirt bianca con appunto il logo della NASA sul davanti, che sembra anche fatto abbastanza bene, quindi non dovrebbe rovinarsi subito, insomma, al primo lavaggio, almeno spero. E poi un acquisto un po' ironico, c'erano diversi set di boxer a tema, c'erano quelli dei Minions, quelli dei Simpson, quelli di Star Wars, poi altri vari ed eventuali, insomma. Matteo ha scelto questi qui di Star Wars e sono due paia di boxer che hanno queste fantasie qua. E vabbè, vedremo se ci si troverà bene, se per lui saranno comodi. Poi si è preso questi shorts, questi pantaloncini in questo denim molto chiaro, è un celeste a righine bianche. Io glieli ho fatti notare io perché mi sembravano molto particolari, così un po' diversi dai soliti, insomma. Sono short che arrivano poco sopra il ginocchio. La taglia è la 44 perché Matteo è un acciughino, quindi potrebbero potenzialmente andare bene anche a me. E niente, sono i classici 5 tasche, insomma. E poi si è preso anche un altro paio di pantaloncini, sempre shorts, blu da casa, in cotone, penso, molto morbidi, anche questi arrivano più o meno al ginocchio, hanno le tasche belle, belle ampie, insomma, belle capienti, e sembrano veramente molto comodi, sono belli morbidi. E questo per quanto riguarda gli acquisti di Matteo. Io ovviamente ho fatto il mio acquisto a tema Harry Potter, perché sapete che c'è un'ampia sezione da Primark dedicata ad Harry Potter, e adesso l'apro con voi. Questa è la tazza a forma di calderone di Harry Potter. L'avevo vista questa tazza e l'avevo subito messa nella mia wishlist, e l'avevo vista su 21 Buttons, perché sapete, lì si possono linkare sì gli abiti, i vestiti, gli accessori, ma in realtà cose miste. Se si trova il link a cui fare riferimento, e il link rimandava appunto al negozio di Primark. Adesso ovviamente questa fa riflesso perché ho la porta finestra aperta davanti, cioè aperta nel senso senza la tenda, per far entrare tutta la luce possibile, quindi non si vedrà una mazza. Comunque qui c'è il logo di Hogwarts in dorato su fondo nero, e ovviamente non mi servivano altre tazze, chiaramente, ma come può una appassionata di Harry Potter non avere la tazza a forma di calderone? Assolutamente non è possibile. Poi ho preso questa cosa che mi ha subito incuriosita, perché non avevo capito bene che cosa fosse. Ho preso questo set di, credo che siano bozzoli di seta, presumo. Sono fatti così, sono cavi all'interno, praticamente vi leggo le istruzioni sul retro: inumidire i batuffoli e applicarli sulle dita, strofinare delicatamente sulle zone congestionate per sfoliare e rimuovere i punti neri. Quindi sono praticamente dei mini batuffolini per andare a sfoliare, insomma, le zone più bisognose da questo punto di vista, e sono assolutamente curiosissima di provarli, perché non ho mai visto un prodotto del genere. Se voi per caso li avete già provati o sapete come funzionano, o insomma li avete visti in qualche video o ne avete sentito parlare, fatemi sapere, perché a me sembrava una cosa assolutamente stranissima. Poi acquisto stupidino e ironico anche per me: Matteo si è preso i boxer di Star Wars, io mi sono presa i calzettini del Grumpy Cat. Mi facevano troppo ridere. Sapete che Primark è una fonte inesauribile di garabattole, stupidaggini varie, e di fianco alle cose utili, ovviamente, però insomma io a questi acquistini così non riesco assolutamente a resistere. Tra l'altro, a parte la faccia del gatto, che è fatta benissimo, ma sembrano veramente dei calzetti molto molto morbidi, e hanno la scritta Grumpy Cat con tanto di zampette in gommina antiscivolo. Cioè, non vedo l'ora che faccia più fresco per metterli e per provarli. E poi ecco un acquisto un pochino più serio.
È stata questa blusa, questa camicettina molto frou-frou con le manichette così corte, un po' con i volana alla fine, in questo color celestino grigio di fondo con i fiorellini tra il bianco, il rosa e l'arancio e con questo scollo fatto così, quindi a V però con l'incrocio di queste due stringhe. Sul davanti e sul dietro invece è chiusa così a, come si dice, a oblò, non lo so, comunque con il bottoncino. L'ho trovata molto graziosa, avevo provato la 44 che di solito è la mia taglia, ma ci navigavo dentro e ho preso la taglia più piccola che c'era, perché sì, ok, che deve essere bella morbida, ma non esageriamo, non ci devo sparire dentro. E, ultima cosa, sì. L'ultima cosa che ho preso è stato un altro acquisto ironico, penultimo in realtà, perché mi ero dimenticato un paio di orecchini che sono finiti nel fondo, e un acquisto che ho pensato più che altro per casa. Altro gatto, qui invece c'è Pusheen, non c'è il The Grumpy Cat, e qui è My Perfect Weekend. E c'è il gatto che mangia, e tra l'altro qui non so se vedete, ma ci sono i brillantini, vedete, il gelato è glitterato, è troppo carino. E poi lavora un po' al suo blog e poi va a un party e ovviamente dorme. E, mi rappresentava molto questa maglietta, soprattutto nella cicciosità del gatto. E anche qui non ho saputo resistere e me la sono portata a casa assolutamente. Ultimo acquisto, stavolta veramente sì, sono stati questi orecchini un po' particolari, che sono quelli che sono fronte retro, diciamo. Sul davanti hanno solo la pallina e collegati alla parte dietro hanno il resto dell'orecchino con questa scritta Love. Eccoli qui, pagati tipo 2 euro, sì, esatto. E niente, mi facevano simpatia e così li volevo provare. Basta, questi erano tutti i miei acquisti del secondo round da Primark, stavolta con presenza anche maschile. Fatemi sapere se dalle vostre parti c'è questo tipo di negozio, cosa comprate di solito, co a cosa non potete resistere come i miei acquisti stupidini, o cosa eventualmente vorreste comprare. E insomma, come al solito, aspetto tutti i vostri commenti qui sotto. Io per il momento vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!